Allora, occupiamoci oggi di errori nelle misure indirette. Richiamiamo un attimo brevemente che cosa intendiamo per misura indiretta. Una misura indiretta è una misura effettuata non attraverso uno strumento, ma attraverso un'operazione matematica. Cerchiamo di capire con un esempio di che si tratta. Supponiamo di voler misurare l'area del pavimento di una stanza rettangolare. Uno strumento di misura come un metro può essere utilizzato per ottenere una misura delle dimensioni della stanza, per esempio, della larghezza e della lunghezza che indichiamo con A e B rispettivamente. Attraverso il metro possiamo aver ottenuto le seguenti misure per A e B. A per esempio è uguale a 3, 55 più o meno 0,01 metri e B è uguale a 4,86 più o meno 0,01 metri. Ricordiamo un attimo qual è il significato di questa scrittura. Il primo numero rappresenta il risultato della misura fatta direttamente con lo strumento, cioè col metro. Il secondo numero rappresenta il valore dell'errore, dell'incertezza. Ed è messo sempre dopo il simbolo più o meno. Stesso discorso per la seconda misura. Allora, questi sono due esempi di misure dirette, perché sono state ottenute utilizzando direttamente uno strumento di misura. Se adesso invece vogliamo utilizzare questi dati per calcolare un'area, cioè l'area della stanza con pavimento rettangolare, l'area può essere calcolata moltiplicando fra di loro le dimensioni della stanza, cioè A per B. È chiaro che il risultato di questa operazione non è ottenuto direttamente attraverso uno strumento di misura, ma viene effettuata un'operazione matematica, in questo caso una moltiplicazione, tra due misure precedentemente effettuate. Questo è un caso, un esempio di misura indiretta. Eseguiamo un attimo l'operazione per vedere di completare l'esempio. Andiamo a prendere una calcolatrice. E allora, nel nostro caso abbiamo 3,55 moltiplicato 4,86, otteniamo così un'area di 17,253. Riportiamo il risultato, 17,253 metri quadri, visto che si tratta di un'area. Il problema che ci poniamo adesso è: sappiamo che cos'è una misura indiretta, però non sappiamo ancora qual è l'errore sul risultato di questa misura. Ovvero 0,01, l'errore sulla prima misura, e 0,01, l'errore sulla seconda misura, sono stati ottenuti attraverso, ad esempio, l'analisi delle caratteristiche dello strumento utilizzato. Se si utilizza un metro, sappiamo che l'errore nella misura in generale è dato dalla sensibilità dello strumento. Quindi, nell'esempio considerato, noi abbiamo 0,01 in quanto lo strumento utilizzato ha una sensibilità dell'ordine del centimetro. Se utilizzassimo ad esempio un righello per misurare la lunghezza di un quaderno, un righello come questo, ecco, avremo a che fare con uno strumento che ha una sensibilità dell'ordine del millimetro e sapremo che l'errore sulle misure effettuate con questo strumento sarebbe dell'ordine del millimetro. Non sappiamo invece ancora come ottenere una stima dell'errore su questa misura, perché abbiamo eseguito un'operazione matematica e non sappiamo come gli errori nelle misure dirette si propagano attraverso l'operazione matematica effettuata, ovvero la moltiplicazione, sul risultato della misura ottenuta indirettamente. Per capire quali sono le regole di propagazione degli errori, partiamo dall'operazione matematica più semplice che si conosca, cioè abbiamo per il momento esaminato un caso di moltiplicazione, ma sicuramente è più semplice lavorare prima con l'addizione. Vediamo qual è un caso pratico in cui è necessario utilizzare l'addizione come operazione per effettuare una misura indiretta.
Un caso in cui è necessario effettuare un'addizione è questo. Supponiamo ancora di voler misurare una delle dimensioni di una stanza. Per esempio, questo è il pavimento di una stanza a base rettangolare. Vogliamo misurare attraverso un metro la larghezza di questa stanza, che evidenziamo in blu. Quindi vogliamo misurare questa larghezza della stanza. Il problema è che magari abbiamo a disposizione uno strumento inadeguato, per esempio un metro pieghevole, come quelli che usano i muratori, che magari ha una portata insufficiente per misurare questa larghezza. Supponiamo che la portata dello strumento sia questa. Quindi lo strumento parte da qui e arriva al massimo qui. Allora cosa significa? Significa che lo strumento in sé non avrebbe la capacità di misurare l'intera larghezza della stanza. Viene abbastanza facilmente in mente su come utilizzare questo strumento per misurare la larghezza della stanza. Supponiamo che lo strumento abbia una portata di 2 metri. Quindi 2 metri è il massimo che questo strumento può misurare. Supponiamo che abbia una sensibilità di 0,01 metri, cioè un centimetro. Quindi sappiamo che questo strumento effettua misure con un errore di più o meno un centimetro. Per misurare la larghezza di questa stanza, lo stratagemma da utilizzare è il seguente: si posiziona il metro esattamente come abbiamo indicato, cioè una delle estremità del metro si mette in corrispondenza della prima estremità della stanza. Si va a segnare, magari con un gesso, sul pavimento della stanza il punto in cui arriva la seconda estremità dello strumento, cioè qui. Quindi facciamo un segno con il gesso. Dopodiché andiamo a prendere lo strumento di misura e lo andiamo a spostare in modo da effettuare la misura della seconda parte della larghezza della stanza. Come possiamo notare, lo strumento stavolta è più grande, è più lungo delle dimensioni da misurare della stanza, quindi effettivamente possiamo esaurire l'intera larghezza della stanza avendo preso nota di dove è arrivata la prima misura. Supponiamo quindi che la prima misura abbia ovviamente dato un risultato di 2 metri, quindi abbiamo misurato una lunghezza complessiva L1 che è pari a 2,00 più o meno 0,01 metri. Da notare che abbiamo indicato tutte le cifre significative, compresi gli zeri, concesse dalla sensibilità dello strumento. Lo strumento è in grado di misurare fino ai centesimi di metro, cioè i centimetri. E quindi noi indichiamo che il risultato della misura come 2,0 decimetri a 0 centimetri. Nonostante si sia esaurita la portata dello strumento nella prima misura. La seconda misura, questa che abbiamo qui, L2, magari supponiamo che sia pari al seguente valore, 1,88 più o meno 0,01 metri. È evidente che per ottenere il valore della lunghezza L della stanza basta sommare la lunghezza L1, qui misurata, e la lunghezza L2. Quindi vediamo che la misura della larghezza di questa stanza è il risultato di una somma, e quindi un nuovo esempio di misura indiretta. A questo punto eseguiamo intanto la somma fra i risultati delle due misure dirette, cioè 2,00 e 1,88, e abbiamo 2,00 più 1,88 tutto espresso in metri, il risultato è 3,88 metri. Come facciamo a sapere a questo punto qual è l'errore sul risultato di questa misura? Trattandosi di un'operazione abbastanza semplice, si può fare il seguente ragionamento. Qual è il significato dell'incertezza nella prima misura e qual è il significato dell'incertezza nella seconda misura? Partiamo dalla prima, nella seconda il ragionamento è identico. Il fatto che la prima misura abbia come risultato 2,00 più o meno 0,01 sta a significare che il risultato della misura, essendo 2,00 in media, ha in realtà la possibilità di oscillare, tenendo conto dell'incertezza, fra un valore minimo, cioè 2,00 meno 0,01, cioè 1,99, ovvero il valore che si ottiene
sottraendo alla misura il suo errore. Quindi questo è il minimo valore che la misura potrebbe effettivamente avere. La misura potrebbe anche avere un valore massimo dato dal valore medio, cioè 2,00, più il valore dell'errore. E questo dà 2,01. Questo è il massimo. Quindi il significato dell'incertezza, ricordiamoci che è quello di attribuire alla misura non un valore esatto pari a 2,00, ma un intervallo in cui questa misura può effettivamente oscillare, quindi ogni numero compreso fra il minimo 1,99 e il massimo 2,01 è accettabile come risultato della prima misura. In modo analogo, la seconda misura può oscillare tra 1,88 meno 0,01 e 1,88 più 0,01, quindi ogni numero compreso tra il minimo di 1,87 e un massimo di 1,89 è accettabile come risultato della misura. Quindi tutti i numeri compresi fra il minimo 1,87 e 1,89 sono accettabili come risultato della seconda misura L2. Ma allora devono esistere un valore minimo e un valore massimo anche per la misura L, data dalla somma di L1 più L2. Questo valore minimo e questo valore massimo in qualche modo ci daranno l'idea di qual è l'errore sul risultato dell'operazione di somma. Per ottenere il valore minimo e per ottenere il valore massimo utilizziamo il seguente procedimento abbastanza intuitivo. Prendiamo il minimo della prima misura, cioè di L1, questo minimo è 1,99 e gli sommiamo il minimo della seconda misura, cioè di L2, ovvero 1,87. Prendendo quindi i valori minimi sia di L1 che di L2 e sommandoli, otteniamo il valore minimo possibile consentito per L, cioè per la somma. In questo modo noi otteniamo come valore minimo di L il seguente risultato. Abbiamo detto 1,99 più 1,87 e questo ci dà allora 9 e 7 fa 15, quindi abbiamo 5 e porto 1. 9 e 7 fa 16, scusate, abbiamo 6 e porto 1. Poi abbiamo 9 e 8 che fa 17 e 1, 18, quindi abbiamo un 8, riportiamo la virgola, 1 e 1 fa 2, 1 che abbiamo portato fa 3, quindi 3,86. Questo qui è il valore minimo per L. In modo analogo, se vogliamo ottenere il massimo per L, dobbiamo sommare il valore massimo di L1, quindi 2,01, e il valore massimo di L2, cioè 1,89. Eseguiamo la somma, anche qui 1 e 9 fa 10, 0 e porto 1, 0 e 8 fa 8 e 1, 9, e poi 2 e 1 fa 3. Quindi otteniamo un valore minimo 3,86 e un valore massimo 3,90, entrambi espressi in metri, che rappresentano rispettivamente il minimo e il massimo per la misura indiretta L. A questo punto possiamo subito notare, se scriviamo il valore centrale, cioè il valore medio, che era 3,88, insieme al minimo e al massimo, li riportiamo in un'altra pagina. Quindi abbiamo un valore medio ottenuto sommando i valori medi di L1 e L2, che è 3,88, un valore minimo che
3,86. È un valore massimo che è 3,90. Possiamo subito notare che tanto il valore minimo, 3,86, quanto il valore massimo, 3,90, differiscono dal valore centrale di una quantità pari a 0,02. Perché? Se noi eseguiamo la differenza 3,88, il valore medio, meno il valore minimo 3,86, otteniamo 0,02. In modo analogo, se sottraiamo al valore massimo 3,90 il valore medio 3,88, otteniamo ancora 0,02. Lo stesso risultato si può ottenere utilizzando la tecnica dell'errore massimo, cioè prendendo il valore massimo 3,90. Prendendo il valore minimo 3,86 e seguendo la differenza e dividendo per 2, si ottiene 0,04 diviso 2 fa 0,02. Il che significa che l'errore sulla misura indiretta da noi effettuata, cioè su L, è proprio 0,02, ottenuto in tutti e tre i casi. 0,02 è l'ampiezza dell'intervallo di incertezza che interessa questa misura indiretta. A questo punto possiamo subito notare che 0,02 è anche la somma dei due errori sulle misure dirette L1 ed L2. Se prendiamo 0,01 che erano gli errori sulle misure dirette R1 ed R2, L1 ed L2 li sommiamo, otteniamo proprio 0,02, cioè l'errore sull'operazione di somma. Possiamo quindi concludere, in modo semplificato, dopo aver, diciamo, lavorato su tutto questo ragionamento, che per ottenere l'errore su una somma fra due grandezze, cioè se io sommo due misure dirette, l'errore sulla somma si ottiene sommando anche i due errori sulle misure dirette. Quindi prima sommo le due misure, in questo caso 2 e 1,88, e ottengo il valore della misura, 3,88, il valore medio. Dopodiché sommo i due errori, 0,01 più 0,02, 0,01, e ottengo l'errore 0,02 sulla somma delle due misure. Possiamo quindi riassumere e dire che l'errore su una somma di due o più grandezze misurate è dato dalla somma dei singoli errori. In forma simbolica possiamo dire che se L1 è una grandezza misurata ed E di L1 è il suo errore, e poi se L2 è una grandezza misurata, una qualunque, una lunghezza, una temperatura, una massa, E di L2 è un simbolo che rappresenta il suo errore, nel momento in cui eseguiamo la somma L1 più L2, l'errore su questa somma si ottiene sommando i singoli errori, cioè seguendo la somma errore di L1 più errore di L2. Possiamo fare un altro esempio, giusto per concludere l'argomento. Supponiamo di aver misurato con una bilancia la massa di tre quantità diverse di zucchero e abbiamo ottenuto per la prima massa M1 il seguente risultato. La bilancia supponiamo che abbia una sensibilità del grammo. Supponiamo che la prima quantità sia pari a 214 più o meno 1 grammi. La seconda massa è pari a 118 più o meno 1 grammi. La terza massa è pari a 176 più o meno 1 grammi. Tutte e tre le misure dirette, presentano lo stesso errore dato dalla sensibilità dello strumento utilizzato, una bilancia tarata in grammi, quindi con errore dell'ordine del grammo. Vogliamo sapere qual è la quantità complessiva di zucchero. Perché dobbiamo eseguire la misura in questo modo? Beh, magari abbiamo a che fare con una bilancia che ha una,
portata massima di 250 grammi, e quindi non siamo in grado di misurare lo zucchero tutto in una volta. Per cui è stato diviso in tre parti, sono state fatte le misure delle tre parti singolarmente, dopodiché misuriamo la quantità totale di zucchero eseguendo la somma delle tre misure. M totale è uguale ad M1 più M2 più M3. Possiamo a questo punto applicare la regola che abbiamo imparato dal primo esempio, cioè l'errore sulla massa totale è pari alla somma degli errori sulle singole masse. Quindi, per quanto riguarda la massa, dobbiamo sommare 214, 118 e 176. Giusto per sbrigarci, prendiamo a prestito una calcolatrice ed eseguiamo la somma. 214 più 118 più 176 uguale 508. Poi, per quanto riguarda gli errori, sappiamo, qui non c'è bisogno della calcolatrice, che basta sommare gli errori nelle singole misure. Quindi la prima misura ha un errore di 1, la seconda un errore 1, la terza un errore 1. E allora gli errori si ottengono sommando un grammo più un grammo più un grammo ed è uguale a 3 grammi. Quindi 508 è il risultato del valore medio della misura, 3 grammi è il risultato dell'errore sulla misura. E quindi possiamo riassumere questo dicendo che la massa totale misurata indirettamente è pari a 508 più o meno 3 grammi.